Ciao ragazzi, benvenuti sul canale ND. Come riporta The Institute for Study of War, e ormai lo confermano anche diversi blogger militari pro-russi e diversi esperti militari, gli ucraini sulla riva sinistra del fiume Dnipro, nella regione di Kherson, hanno creato una vera e propria testa di ponte che tra l'altro nelle ultime settimane stanno allargando e stanno anche rinforzando con i primi mezzi blindati. Intanto le divisioni russe che si trovano in quella zona, in particolar modo la 810ª Brigata dei Marines, stanno cercando senza particolari successi di arginare questa avanzata degli ucraini. Il 13 novembre poi è successo anche qualcosa di peculiare, qualcosa di insolito. Due agenzie di informazioni russe, TASS e RIA Novosti, hanno pubblicato contemporaneamente, riferendosi tra l'altro alle fonti nel Ministero della Difesa, una notizia shock. Questa notizia annunciava la ritirata delle divisioni russe appunto dalla zona della riva sinistra del fiume Dnipro. Questa notizia però è stata cancellata appena dopo 15 minuti e i vertici militari russi avevano parlato di una provocazione, di un sabotaggio. Però, secondo alcuni esperti, invece, si potrebbe trattare di qualcos'altro, di qualcosa di più serio. In questo video, ragazzi, vorrei cercare di capire che cosa effettivamente sta accadendo in quella zona, quanto può essere importante e, come sempre, per essere meno di parte possibile, vorrei riportarvi che cosa ne pensano gli esperti militari pro-russi. Oggi ragazzi vorrei condividere con voi un'altra informazione a mio parere interessante. È una notizia pubblicata sull'editoriale The Guardian e non è altro che una proposta di pace per l'Ucraina promossa dall'ex segretario generale della NATO Andres Rasmussen. Ragazzi, continuate a guardare questo video, mettete un like se vi piace e come sempre vi chiedo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Grazie. Ucraini sulla riva sinistra del fiume Dnipro, cioè nella zona controllata dall'esercito russo, continuano ad allargare questa testa di ponte, ovvero questa posizione di controllo, una posizione che potrebbe in futuro servire per sfondare le difese russe in questa zona. Se ancora un paio di settimane fa si parlava solo di alcune decine di commandos ucraini che erano riusciti a sbarcare nei pressi di Krynky nelle ore notturne con i gommoni e trincerarsi in delle posizioni limitatissime, al giorno d'oggi parliamo già di un contingente di circa 500 persone che tra l'altro negli ultimi giorni, secondo alcune fonti, è stato anche rinforzato con alcuni mezzi blindati. I russi invece, nonostante un vantaggio numerico importante, infatti in quella zona hanno a disposizione circa 60.000 soldati, non riescono comunque ad arginare questa offensiva degli ucraini, ben sostenuta dall'artiglieria, dai droni e dalle contromisure elettroniche. Qua bisogna dire che gli ucraini sono aiutati anche, diciamo così, dalla natura. Infatti la riva destra del fiume Dnipro, cioè dove si trovano le divisioni ucraine, è più alta rispetto a quella sinistra, che è invece più spiovente. Di conseguenza gli ucraini colpiscono gli obiettivi dei russi dall'alto in basso e hanno anche banalmente una visuale migliore. Qua, tra l'altro, la linea difensiva dei russi è molto meno formidabile rispetto a quella di Zaporizhia e soprattutto a quella del Donbass, fondamentalmente per due motivi. Il primo motivo è naturale, appunto i generali russi contavano molto sul fiume Dnipro,
ritenendo in parte giustamente che per gli ucraini sarebbe stato praticamente impossibile attraversare il fiume con i mezzi corazzati. E il secondo motivo è stata l'alluvione di Kakhovka a causa della distruzione della diga. Questa alluvione ha in parte distrutto le fortificazioni costruite in precedenza dall'esercito russo. Ma è davvero così difficile attraversare questo fiume con i mezzi pesanti? Sicuramente non è facile, e qua il problema principale è l'artiglieria. Nel momento in cui gli ucraini dovessero tentare di attraversare il fiume con un quantitativo importante appunto di blindati e di carri armati indispensabili per un'offensiva più vasta, questi sarebbero immediatamente identificati dai droni da ricognizione russi e colpiti dall'artiglieria. Logicamente, per risolvere questo problema, l'unico modo è spostare, diciamo così, l'artiglieria russa a una distanza di sicurezza. Questa distanza sarebbe di circa 15-20 km. Questo permetterebbe appunto agli ucraini di attraversare il fiume in relativa sicurezza. Di conseguenza possiamo supporre che al momento il piano degli ucraini sia proprio questo, cioè cercare di spostare l'artiglieria dei russi a una distanza di sicurezza e nel frattempo cercare anche di indebolirla il più possibile. Ovviamente rimarrà il problema dell'aviazione, ovvero i cacciabombardieri russi Su-34 che sganciano bombe plananti Kab-250 e Kab-500. Probabilmente si cercherà di risolvere in parte questo problema con l'antiaerea e chissà, magari anche con i primi F-16 che nel frattempo arriveranno in Ucraina. Secondo diversi esperti militari russi, gli ucraini, nonostante il cattivo tempo già arrivato nella regione, tenteranno di ottenere un risultato tangibile al fronte nei prossimi mesi, soprattutto perché, a quanto pare, la mobilitazione in Russia è stata definitivamente posticipata a dopo le elezioni di Putin a marzo. Adesso vi leggo cosa ha scritto sul suo canale Telegram il famoso esperto militare prorusso Sergei Morozov, che tra l'altro è anche un ufficiale dell'esercito che attualmente sta combattendo in Ucraina, appunto a fianco dell'esercito russo. Il nemico continua e continuerà un'attiva offensiva, rendendosi perfettamente conto che prima della mobilitazione, che evidentemente è stata posticipata a dopo le elezioni, ha una finestra di possibilità. E sfruttando il sostegno dei paesi occidentali e la propria mobilitazione, cercherà in tutti i modi di ottenere un vantaggio tangibile al fronte. Per quel che riguarda in concreto la situazione nella regione di Kherson, la testa di ponte è stata creata in un punto mal fortificato e difeso da un contingente oggettivamente debole. Intanto perché c'è il fiume e come fanno ad attraversare il fiume? E secondariamente, sulla carta la linea di difesa era buona, molto meglio di quello che è in realtà. Questa testa di ponte è stata creata anche per attirare e logorare il più possibile le nostre divisioni più formidabili da altri tratti del fronte, come ad esempio da Robotino, da dove sono già partiti i pompieri più veloci. Quando le divisioni spostate in questa zona saranno impantanate nelle battaglie, il nemico colpirà in un altro punto, in un punto che troverà debole e dove potrà avere il massimo successo spendendo il minimo delle risorse.
E qua effettivamente non possiamo dare torto a Morozov. Questo punto del fronte, ovvero la regione di Kherson, soprattutto dal punto di vista logistico, è uno dei punti più deboli del fronte per i russi. Infatti, questa zona è molto male collegata dal punto di vista logistico con la Russia continentale, ad esempio a differenza dal Donbass, dove invece arrivano tante strade e tante ferrovie direttamente dalla Russia. Tra l'altro, questi collegamenti si trovano abbastanza lontani dalla linea del fronte e di conseguenza non possono essere facilmente colpiti dagli ucraini. Inoltre, appunto, secondo Morozov, questa zona, cioè questa riva sinistra del fiume Dnipro, potrebbe anche non essere affatto la meta finale degli ucraini, potrebbe essere anche una manovra per costringere i russi a spostare le risorse, a indebolire qualche altro tratto del fronte, ad esempio Zaporizhia, perché no? Ma vediamo un attimo questa vicenda di questa notizia pubblicata su TASS e su RIA Novosti e ritirata appena 15 minuti dopo. Allora, come vi dicevo nell'introduzione, il Ministero della Difesa russo aveva parlato subito di un sabotaggio, di una provocazione. Ma secondo molti esperti, però, tra cui anche gli esperti dell'Institute for Study of War, non si tratterebbe affatto di una provocazione. Effettivamente sarebbe molto difficile che due agenzie di stampa del Cremlino, di fatto agenzie di stampa statali come RIA Novosti e TASS, potessero sbagliare contemporaneamente, tra l'altro su una notizia così importante, di fatto una notizia bomba. Sembrerebbe infatti più verosimile che si trattasse di una decisione dei vertici militari ritirata però quasi immediatamente dai vertici, diciamo così, politici. Adesso vi leggo un'intervista rilasciata da un interlocutore vicino al Ministero della Difesa al canale russo Kremlovskaya Tabakerka. Si era deciso di far retrocedere l'esercito su posizioni più vantaggiose. L'informazione era stata anche trasmessa a Mosca, ma poi avevano bloccato tutto, anche se si diceva che Valery Vasilievich Gerasimov, ovvero il capo dello Stato Maggiore, era d'accordo e aveva approvato la decisione. Niente, continuiamo a combattere. Intanto la situazione nella regione di Kherson è pesante. Dopo i problemi con i comandi del raggruppamento Dnepr, non è stato ancora nominato nessun comandante. Qua vi apro una piccola parentesi. Un paio di settimane fa era girata una notizia secondo cui alcuni missili ucraini avrebbero colpito un centro di comando dei russi appunto nella regione di Kherson. Durante quest'attacco sarebbero morti diversi alti ufficiali dell'esercito russo. Sarebbe stato anche gravemente ferito il generale Teplinsky, comandante della 810ª Brigata dei Marines, che combatte attivamente proprio in questa zona. Continua così. Al momento ci sono grossi problemi di coordinamento. Sono stati registrati altri casi di friendly fire e disertori. Purtroppo gli ucraini sono riusciti a stabilirsi sulla riva sinistra e ora riescono anche ad avanzare. Le nostre divisioni qua subiscono perdite ingenti. La situazione è grave. Vorremmo ritirarci e raggrupparci, ma probabilmente invece dovremo resistere fino all'ultimo. E non sono solo parole. Chiediamo solo di nominarci un nuovo comandante che riprenda finalmente il controllo delle truppe. Infine, ragazzi, come vi accennavo nell'introduzione, l'ex segretario generale della NATO tra il 2009 e il 2014
Rasmussen ha proposto e ha pubblicato questa proposta anche sull'editoriale The Guardian, diciamo così, un piano di pace per l'Ucraina. Questo piano di pace, secondo me, potrebbe essere molto interessante. Che cosa prevederebbe? Prevederebbe di far entrare l'Ucraina immediatamente nella NATO. Però la partecipazione del blocco NATO dell'Ucraina avrebbe degli importanti limiti, diciamo così, ovvero si estenderebbe inizialmente solo ai territori sotto il controllo del governo di Kiev. Attenzione però, perché i territori che ora si trovano sotto il controllo dell'esercito russo non sarebbero comunque riconosciuti come parte della Federazione Russa, come vorrebbe invece Vladimir Putin, ma anzi gli ucraini avrebbero ancora tutto il diritto di cercare di liberarli. Questo eviterebbe appunto uno scontro diretto con la Russia. In più, la partecipazione dell'Ucraina nel blocco NATO sarebbe per Mosca un deterrente contro gli attacchi nel territorio ucraino che si trova attualmente sotto il controllo di Kiev. Questo permetterebbe anche agli ucraini di concentrare più risorse per liberare i territori occupati e sarebbe anche un segnale molto chiaro e forte per Vladimir Putin. Una decisione così, se dovesse essere davvero messa in pratica, sarebbe a mio avviso davvero ambiziosa e coraggiosa. In più, sarebbe davvero una vera e propria seconda vita per il blocco NATO. Manderebbe al regime di Putin e anche a tanti altri regimi autoritari e totalitari in giro per il mondo un messaggio forte e chiaro. La NATO esiste ancora. La NATO non esiste solo sulla carta, è pronta ad agire non solo per difendere i propri membri, ma anche per difendere i propri alleati. Ragazzi, scrivete nei commenti che cosa ne pensate, mettete un like se vi è piaciuto il video e vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti. Grazie per la vostra attenzione, alla prossima, ciao!